voi già siete qui. Ah, buongiorno a tutti, bentrovati a tutti, cari amici di E noi peschiamo così. Cosa vi avevo detto? Ci saremmo rivisti in momenti diversi, dal solito mare, la solita barca, e la fortuna, il piacere della mia terra, la mia provincia Salerno, mi porta a San Cipriano Picentino, località Campigliano, e lì a meno di un chilometro in linea d'aria c'è Gifoni Sei Casali, non lontano. Ma la Trota Laghetto che evoluzioni ha avuto? Quali attrezzature usiamo diverse da quelle che usavo io tanto tempo fa? Dobbiamo capire tutto questo, parlo per me, tanti di voi a casa sono bravissimi, credo che c'è qualcuno che come me, pescatore della domenica, ami imparare delle cose. Io dico, andiamo di là, vediamo se Francesco, vi anticipo solo il nome, in parte anche il cognome, Scalea, mi insegnerà delle cose importanti, ne avrà da insegnarmi, è un campione anche lui, ma attrezzature, lenze e poi le trote, omega 3, fan bene, pescatele in laghetti che sanno fare buona cura del pescabile. Non so se è consentito qui portarle, poi chiederemo, noi intanto andiamo a vedere che sciagurati, stanno lì a preparare le nostre attrezzature, andiamo da Francesco e Nandino, perché Nandone, Nandino, andiamo a vedere che cosa ci stanno preparando. Eccoli qua, eccoli qua, buongiorno, buongiorno, eccoli. Nandino, mettiamo a posto, Nandino Pagliarulo e Francesco Scalea. La metti a posto? Quanto è forte! No, che bello, queste attrezzature, come... Questa è il nuovo modo di andare a pesca. È cambiata la tecnica dai miei 30 anni fa ad oggi e vedo queste canne. Diciamo che più che cambiata la tecnica va ad evolversi giorno per giorno. È rimasto indietro. Vabbè, un attimino. Ai tempi suoi. No, il laghetto sta diventando sempre di più tecnico. Bisogna essere sempre aggiornati sulle nuove tecniche, essere molto allenati su quelle che sono le nuove tecniche per essere sempre competitivi in gare. Una domanda. Cioè io che non amo le gare, no? Ma amerei dilettarmi la domenica, la Trota Laghetto. È comunque importante che abbia quelle due o tre cannette, diversa tipologia, cose che adesso vedevo da più un momento? O è sufficiente avere una canna? No, con una canna ci si fa ben poco. Diciamo che dobbiamo avere almeno 4 canne con azioni diverse, così possiamo svolgere 4 tipi di pesca almeno tutta su questa tipologia. Serie, tutte le tecniche poi legate alla trota. Esattamente, su questa tipologia di lago almeno 4 azioni di pesca. Le canne, come si chiamano, Francesco? Douglas? Sì, sono canne Olympus Douglas, questa in particolare è una numero 2. Ha un'azione di pesca che... No, al di là di poi ne parliamo in genere. Cioè, quindi abbiamo 4 canne uguali con diverse azioni di pesca. Esattamente. La lunghezza è uguale per tutte? No, varia. Abbiamo... Quindi abbiamo diverse lunghezze che poi vediamo nei dettagli, tutto è facilmente comprensibile consultando il sito della Olympus. Che mi dici di questi nuovi mulinelli? Yokuma? Guarda, con i mulinelli sono rimasto veramente molto 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 soddisfatto, perché la leggerezza del mulinello dettata dal fatto che hanno usato un misto di carbonio eccellente, tutta la parte interna fatta in alluminio, quindi io credo, a parte il laghetto, ma la userò sicuramente pure a mare. Quindi per la bolognese e l'inglese vanno benissimo. Bolognese e l'inglese è un mulinello prezzo-qualità eccellente. Abbiamo questo. Perché la cosa importante oggi per un pescatore è pescare con un'attrezzatura leggera, ma nello stesso tempo... Che compri una volta e non la compri sempre. Potente, perché poi quando devi comunque tirare via un pesce molto veloce, soprattutto nelle gare o a mare, hai bisogno della velocità e potenza, ce l'hai con questi mulinelli. Quindi RTX, Trio, Advance, mi dicevi Francesco che cosa, perché ti sono piaciuto? Sì, ho notato, al di là della leggerezza dei mulinelli e della velocità di recupero che per trota lago è fondamentale, il grasso all'interno è un grasso molto particolare. Noi siamo molto fissati, Nando, per la manutenzione dei mulinelli. Esatto. Ogni anno ingrassiamo i nostri mulinelli, imbobiniamo, ma il grasso all'interno di questi mulinelli molto 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 molto
buono, per il semplice motivo che ha una funzione, quella di sciogliersi da solo. Non indurisce. Non indurisce e si scioglie da solo nell'utilizzo del mulinello. Okuma RTX. Leggerezza estrema. Corpo interamente in carbonio. Frizione multidisco. Manovella in alluminio forgiato. Manopola in eva. Okuma High Performance, distribuito da Olympus. Che tecnica usiamo? Ricordo i vetrino. Allora, oggi utilizzeremo dei piombetti, dei vetrini e del galleggiante, del buon sano vecchio galleggiante che non fa mai male. Hai visto che mi accontenta, no? No, ma pesco, va. Oh, buona pesca, Bravo. Grazie. Questa è un'armata branca di uso tecnici, come tu è? Che mi fai vedere? Allora, utilizzeremo una canna azione 2 con una grammatura da 2 a 4 grammi e abbiamo montato un piombetto. Chi sono sti cosi? Queste sono delle pinzette per non fare imbrigliare i fili le canne con le altre canne sulla rastrelliera. Ma che sai tu, le pinzette? Tutto reperibile con Olympus, molto carino. Questo va bene pure per noi. Certo, sì, anche a me la potrebbe essere. Anche in barca tutte le cose. Vabbè, ragazzi, io lo dico sempre, chi viene dalle acque interne ha una marcia in più. Hanno una marcia in più. Vabbè, dicevi, pardon, andiamo avanti. Allora, abbiamo montato un piombetto da 3 grammi e mezzo. Ah, io qua vedo una girella tripla. Esatto. Quindi un terminale dello 0. Che cos'è questo? 16, fluorocarbon sicuramente Olympus, sì. Girella tripla, una perlina paracolpi morbida, sento, e questo è un piombetto scorrevole, io avrei usato esatto. Tipo una torpilla, però molto carino, questo è un piombetto scorrevole, da quanti grammi? 3,5 grammi. 3,5 grammi, questo è tutto. Esattamente. E poi si lancia. Poi spiegheremo perché l'uso della girella tripla. Allora, per lo scarico delle torsioni e per il movimento dell'esca. Poi vedremo. Vorrei vedere anche le altre. Sì. No, lasciamola a Nando. Nando, grazie, fai l'assistente pure a me oggi tu. Tieni, come si chiama questo? Molletta. Metta la molletta per i panni qua. Non serve più. Metta la molletta. Prendiamo quest'altra molletta. Questa che lenza è? Su questa canna, questa sembra una Douglas, un'azione 1. Abbiamo una potenzialità di grammatura da 1 a 3 grammi. Abbiamo montato un vetrino. Ma come parla belle? Come hai detto prima? Che hai detto? non ricordo quando. Un vetrino? Allora, questo è un vetrino, questa è una canna da ricerca, dunque andremo ad insidiare poi le trote. Cioè alla fine è un piombo di vetro. Esattamente. Quanti grammi? 3. 3 grammi, che ha la funzionalità in acqua per la metà del suo peso. Dunque abbiamo un lancio di 3 grammi. Ma quanto sei rimasto ignorante? Tu sei rimasto ancora galleggiante? Invece la funzionalità di questo piombo vetro in acqua è per la metà della sua grammatura. Dunque noi lanciamo a 3 grammi e abbiamo un utilizzo di 1,5 grammi. Qui abbiamo cambiato il terminale, essendo che se è una canna da ricerca abbiamo allungato il terminale, lì avevamo sulla canna piombetto 80 cm, qui abbiamo 1,20 m di lunghezza e siamo scesi pure con il diametro del filo fluorocarbon Olympus, che è dello 0,14. Mazza quanto è forte questo! Mettiamo la molletta per i panni, così si mette. Esatto. Sì, sì. Ma com'è figa sta cosa? Abbiamo un altro tipo di... No, questo mettiamo a posto. Un'altra lenza che abbiamo messo. Questa è l'azione 1 che mi diceva ti piace perché è morbidissima. Sì, questa morbida. È l'azione 4. Allora, quello che ho notato in questa canna qua, questa è la numero 4. Che va utilizzate con bombarde da 10 e 15 grammi, in questo caso, abbiamo in questo messo. Lago qua che non abbiamo bisogno di bombarde, abbiamo un terminale più corto da 40 cm, abbiamo un galleggiantino da 3 grammi e una spallinata di pallini.
queste sono le caratteristiche quando la trota è un po' più apatica, che ha bisogno di più stimolazioni per essere catturata. In questo lago specifico, poi. In altri laghi un po' più grandi, laghi grandi, questa è una canna che utilizzeremo con bombarde da 10 a 15 grammi. Che ischi usiamo? Ho visto le camole. Sì. Poi ci utilizzeremo sono caimano e lombrichi. Le esche naturali per la trota. Ne vogliamo seguire gli inneschi? Sì. Guardiamo certo. I diversi tipi. Inseriamo la camola da dietro. Facciamo salire la camola appena appena un po' sull'amo. Prendiamo un'altra camola e andiamo a formare una L, poi spiegheremo il perché. Per quest'altro innesco scegliamo una camolina un po' più grande, che faremo un innesco ad una sola camola. Entriamo dietro il collo della camola. La parte dura sarebbe. Esatto. Prendiamo la camola, la facciamo salire sopra il filo, in questo modo. Ah, ok. Ok, poi riprendiamo l'amo. Rinneschiamo dalla testa e lo facciamo uscire sempre alla zampetta ultima, poi tiriamo il filo. Come forte sta cosa! In questo caso abbiamo creato la stessa L, però con una sola camola. In questo caso abbiamo un'altra esca che è il caimano. Prendiamo con la coda, entriamo, è più vivace, più attivo il caimano. Facciamo sempre salire sull'amo. In questo caso spingiamo così sale dietro la paletta e andiamo sempre a formare quella L che dicevamo noi prima. Allora, in questo caso prendiamo un caimano, andiamo a tagliarlo per la metà, ok? E tagliamo un pezzettino della coda. Creiamo praticamente un tubicino. Andiamo ad inserire sempre sull'amo dalla parte della coda. Ora all'interno le interiora andranno via e abbiamo sull'amo, sul filo in questo momento, il tubicino di caimano. Prendiamo una camola, la inneschiamo sempre come prima, dalla testa, usciamo alla penultima zampetta in questo caso e andiamo a portare poi il caimano sulla camola. E abbiamo creato ancora una volta la famosa L mista, mischiata. Questa è come la pasta e fagioli, ma la pasta mischiata, insomma. Fatta. Dopo aver fatto gli inneschi, partiamo con i primi lanci. Ovviamente questa è una pesca dove c'è bisogno di tanto movimento dell'esca in acqua, perché la trota è un predatore e vuole essere istigata. Il piombo lo fai arrivare a mezz'acqua e poi recuperi senza nessun movimento. Esattamente. Calla, 1-0. Poi si scherza, ma qua fanno sempre carezze. Li slamiamo immediatamente. Nando, hai capito allora lo striscio? Hai capito, chi non mi ha capito? Ma hai capito, folla boh. Sto già la mangiata! Pure la lisciata ho visto. E la slami, Francesco. Guardiamo come la slama garbatamente. Come fai a tremarella? Questo tipo di movimento che si chiama tremarella. Diamo vitalità all'esca in acqua. We'll be right back.
bene così il movimento, Fra? Sì, esattissimo. Questa sembra un tantino più grande. Sì, questa è indubbiamente una trota un po' più grande. E la canna sta dando dimostrazione proprio della sua elasticità. Guardate, un tantino un po' più grande. Bella, eh? Complimenti Umberto, hai delle belle trote. Adesso ho preso l'azione 4, quella che dicono che pure è bella per le spigole, la lenza con galleggianti e pallini, vediamo un po'. A me col galleggiante mi dice meglio. Francesco, ma devo sempre recuperare. Allora devi dare degli impulsi sul galleggiante per far muovere sempre le scainate. Col galleggiante mi dovete lasciare perdere, l'ha fatta prima di me, mi dovete lasciare perdere col galleggiante. Scusa, me la slamina Andì? Certo. E chi lo doveva dire, Pagliarulo che slama un pesce a Nando. Liberiamo, via. Eccola qua, anche una bella trota.
una soddisfazione per me prendere i pesci. C'è una sensibilità molto molto particolare. Al primo cenno di mangiata l'avverti subito. C'è un salterello questa canna. E anche la trota più apatica mangia. Questo è il pesciolino Fernando che ha bisogno, una bellissima salmonata rossa. E questo qua è il pesciolino Fernando, eccolo qua. Questa qua se la fa con le patatine, Nando. Allora a questo punto proviamo a scendere un po' più sotto e proviamo a fare un po' di salterello sulle trote che stanno un po' più a terra. Il movimento è questo qua, diamo dei colpetti alla canna. E noi peschiamo così, dedicato a Trota Laghetto con Francesco Scalea. Ormai mi diventerà un mio compagnuccio, Nandino Pagliarulo. Gli amici ci dividono il Nandone e il Nandino, come vi dicevo. Trota Laghetto, una tecnica, una simpatica condizione di pesca che avevo tralasciato da un trentennio.
è brutto a dirsi, ma siamo vecchietti, ma è la felice verità della gioia della vita. Trota Laghetto, abbiamo capito che quei vecchi bastoni nostri non sono più lo strumento ideale per divertirci. Nuove attrezzature, la Olympus ha fatto queste stupende Douglas, azione 1, 2, 3 e 4, ma a detta di Nandino, come anche di Francesco, straordinari questi Okuma. Okuma, sì. Okuma, l'RTX 35, il 40, Avenger è il trio, ma vi ho visto che voi con i vostri RTX esternavate complimenti, lui a dire li rubo tutti e due, li porto a mare, vabbè, alla fine così sarà. Ho capito i movimenti, tremarella, striscio, struscio, com'era l'altro? Salterello. E insomma, nulla nasce dal caso. Io sono sempre convinto che noi italiani, noi europei, amiamo i nostri amici nipponici, asiatici, ma credo che a questo gioco, oltre alle attrezzature, devono insegnarci, credo, nulla, se non poco. E io ringrazio veramente di cuore Francesco, a cui dobbiamo augurare un importante percorso agonistico. Io penso di venire altre volte a pesca con lui, credo che con te faremo anche altre cose con Olympus. Voglio ringraziare Umberto Cioffi che ci ha ospitato qui al laghetto di San Cipriano, il laghetto Il Mulinello, insomma, il gioco, e ringrazio in ultimo, non perché meno importante, il piccolo ma grandissimo Nandino, Nando Pagliarulo, con cui dobbiamo andare alla ricerca di pesci importanti. E come dicevo, non dimenticate questa faccia, è un fortissimo pescatore di trota torrente, dicono essere tra i più forti del sud Italia, e fa la differenza a mare, vedremo. Comunque grazie da Nando Sessa, da Nando Pagliarulo, Francesco Scalea, e noi peschiamo così, sempre insieme a voi. Ciao.